Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi di come si festeggia il Natale a casa mia. La Cibi è molto contrariata. Siccome in quest'ultimo periodo ho tantissimo lavoro in negozio perché tutti vengono a fare i regali all'ultimo secondo e quindi io sono in modalità elfo a fare pacchi su pacchi regali in negozio e sono anche stata male questo weekend tra le altre cose, non ho avuto tempo di fare altri video, quindi pensavo che questa potesse essere un'idea carina magari per festeggiare appunto insieme al Natale, scambiarci le nostre tradizioni, usanze. La prima tradizione natalizia degna di nota è senz'altro quella dell'albero di Natale. Come potete vedere anche noi abbiamo un albero di Natale, come penso chiunque, ma non è addobbato a tema o per colori, semplicemente ci sono tutte le decorazioni che in anno si vanno ad aggiungere. E a me personalmente piace tantissimo così, anche se non c'è un colore predominante, anche se sembrano tutte cose messe a caso, a me piace così perché è molto più familiare. In Ungheria è tradizione appendere all'albero di Natale anche dei torroncini, diciamo, natalizi. Sono in realtà più che altro dei cioccolatini ripieni, alcuni hanno il marzapane, pane, che è una cosa abbastanza caratteristica dei dolci ungheresi, altri hanno la gelatina, altri sono al gusto mu, insomma ce ne sono veramente di tanti gusti e niente, si appendono così sull'albero e ogni tanto si possono mangiare. Avendo 5 gatti in casa potrebbe sembrare difficile mantenere intatto un albero del genere, in realtà non è poi così tanto difficile perché i gatti passano la maggior parte del loro tempo fuori casa e quando sono dentro dormono, s'appisolano. Quando hanno voglia di giocare in genere giocano fra di loro, quindi si azzuffano un po' ovunque, non necessariamente dove c'è l'albero di Natale. Comunque un trucchetto che usiamo noi è quello di mettere in fondo all'albero le palline di plastica o quelle in legno, insomma quelle che non si rompono facilmente, insomma così se si azzuffano sotto l'albero e cade qualche decorazione almeno non si rompe. E se proprio si fissano con qualche decorazione più in alto, magari di vetro o particolarmente preziosa, gli diciamo semplicemente che non è Natale, il più delle volte se ne vanno via. È qualche anno che però non facciamo il presepe, questo perché eravamo soliti fare un presepe veramente molto grande, con la sabbia, il fiumiciattolo, il terriccio, il muschio, le decorazioni, insomma un presepe bello importante, e abbiamo dovuto smettere perché ovviamente i gatti ci saltavano sopra, facevano la pipì nella sabbia, buttavano giù la roba, insomma un casino tremendo, e quindi abbiamo dovuto abbandonare questa piccola tradizione. A differenza della maggior parte delle famiglie italiane, o almeno così credo, noi non apriamo i regali il 25 mattina. Questo perché in Ungheria si festeggia di più il 24 che il 25 e quindi noi apriamo i nostri regali di Natale la sera del 24. È una cosa che ha sempre sconvolto i miei amici quando ero più piccola o i miei compagni di classe, perché tutti aspettavano con ansia la mattina del 25 mentre io, furbetta, aprivo i regali la sera prima, ma in realtà si fa così, è proprio tradizione. La sera della vigilia, dopo cena, mettiamo su delle canzoni di Natale, in genere in musicassetta o accendiamo la radio, insomma una cosa molto molto retro, diciamo così, e ci mettiamo a raccolta attorno all'albero e apriamo una alla volta un pacco, ed è veramente una cosa molto intima, molto magica e per me anche molto speciale, perché appunto qui almeno quasi nessuno apre i regali la sera della vigilia, almeno io non conosco nessuno, poi magari ognuno ha tradizioni differenti, non lo so. Ed è a questo punto che i gatti si scatenano, non so se per l'euforia generale o semplicemente per la carta che inizia a volare ovunque, quindi loro impazziscono e iniziano a giocare appunto con la carta, con i regali, più che con l'albero, grazie al cielo. Il giorno di Natale, ovvero il 25 dicembre, lo passiamo solitamente in famiglia, che sia assieme a tutti i parenti o solo fra di noi, cerchiamo di stare il più possibile appunto in famiglia. A colazione in genere mangiamo sempre del panettone e io adoro il nostro pasticcere, perché realizza il panettone al tè verde matcha con le bacche di goji e i lamponi ed è tipo buonissimo. Cosa che da noi non può mai mancare è un bel piatto di brodo con i tortellini, che io adoro, mi piace veramente tantissimo, e dovunque siamo troviamo sempre il modo di mangiare comunque brodo e tortellini. Non può mai mancare il giorno di Natale. Un'altra cosa che mangiamo sempre a Natale è il mascarpone. Non so da dove derivi questa tradizione o comunque questa abitudine di mangiare il mascarpone a Natale, però a me piace tantissimo il mascarpone, quindi
non mi interessa, basta che lo si mangi. E poi si gioca. In genere giochiamo tantissimo a canasta, che è un gioco di carte che mi hanno insegnato i miei nonni ungheresi, che mi piace veramente tantissimo, e non so per quale motivo tutte le persone che conosco qua in Italia non sanno giocare a canasta, ed è una cosa veramente orribile perché non posso mai giocarci con nessuno. Comunque, in genere giochiamo a canasta o a scala 40 o magari a Monopoli, che io adoro Monopoli, ma i miei non ci vogliono mai giocare perché magari è lungo, è un po' noioso, poi viene l'abbiocco, però a me piace tantissimo giocare a Monopoli. A me in realtà piace anche Scarabeo, però è magari un gioco un pochettino più difficile, nel senso che ci devi stare più attento, prestare più attenzione, non lo so. Queste quindi erano le nostre brevi tradizioni di famiglia. E sì, i gatti scalciano. Cersei, per favore, puoi aiutarmi a concludere questo video? Per favore! Fatemi sapere qua sotto quali sono invece le vostre tradizioni natalizie, se ne avete di particolari o meno. Io e Cersei vi salutiamo, anche perché Cersei ha fame, non vuole più stare qui. Cersei, per l'amor del cielo, calmati, placati! Ciao! Toc toc! Il video in realtà non finisce qui. Volevo infatti informarvi che nei prossimi giorni non so con che frequenza pubblicherò video, perché a differenza di molte altre persone non sarò in vacanza, ma dovrò comunque lavorare. Il tempo libero che avrò a disposizione preferisco passarlo in famiglia, quindi mi raccomando, seguitemi sui vari social, di cui trovate tutti i link in descrizione, che sia Facebook, Twitter, Instagram, insomma varie cose, perché lì pubblicherò sicuramente che video farò, quando li pubblicherò e altre cose di questo tipo. In descrizione vi lascio anche il link al gruppo Facebook che abbiamo creato, ovvero i Cibis The Wayne. Spero che si pronunci così, non ne sono molto sicura. Comunque, mi sembrava un'idea carina creare uno spazio comunque un pochettino più privato, dove poterci confrontare, parlare delle nostre passioni, scambiarci consigli, e in modo anche da poter creare, diciamo, nuove interazioni umane, sì, nuove relazioni, no, insomma, per conoscerci meglio, non soltanto io e voi, ma anche voi fra di voi, insomma. Spero si sia capito. Questa è la vera fine del video, quindi spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto. Ciao!